appare sdegnata, uh, in qualche modo segnala un moto di rivolta, ma Adriano Prosperi, da storico lei stesso l'ha constatato e dovrebbe cercare di spiegarci come mai, viceversa, oggi c'è una forte comprensione, indulgenza, la chiami sì. come meglio crede, tributata a Berlusconi, quasi che i suoi meriti siano tali che gli si può perdonare qualche debolezza senile in fondo marginale. Perché secondo lei l'Italia è così? E questo è un problema che chiama in causa eh, le tendenze profonde nella storia di un paese. E non è qualcosa che si può improvvisare, il fatto che un popolo nella sua maggioranza reagisca con un atteggiamento di comprensione. E di scusa con argomenti che fanno veramente impressione nei confronti di un rappresentante del nostro paese che viene guardato all'estero come una vergogna per l'Italia e che viene vissuto da una minoranza di italiani con un profondo senso di vergogna. Una minoranza che è, si, fa, si fa sentire senza distinzione di parti, leggevo. Ammirato una lettera di cattolici napoletani al Cardinal Sepe, comparsa sulla stampa, dove si, chiedeva, si chiedevano le immediate dimissioni di colui che col suo esempio lorda le nostre istituzioni e ci fa vergognare davanti al mondo. E, e l'avvenire spesso pubblica delle lettere di sacerdoti che soffrono, di, cre di credenti che soffrono e fanno venire in mente Don Primo Mazzolari quando si vergognava per il comportamento della Chiesa romana davanti al fascismo. Quindi quello, diciamo, quello che colpisce è il comportamento della maggioranza e davanti a questo comportamento eh, la continuità del fenomeno impressiona, perché se si legge quello che diceva eh, Arturo Carlo Iemolo, grande storico e uomo di profonda religiosità, eh, negli anni 50, ci troviamo davanti ad una descrizione che coincide con quella che oggi daremmo, cioè un popolo eh, ignorante in materia di fede, eh, che non, eh, diciamo, non vede differenza fra i santi, le madonne, la devozione a Cristo e che è pronto con la confessione a diciamo, praticare un sacramento come se fosse una licenza di diciamo, debauche scatenata, nel senso che ci si prepara la confessione eh, come a diciamo, un rito che cancella tutto e che permette poi di ricominciare da capo. E questa è una diagnosi che fu data già nel primo Seicento da un viaggiatore inglese di fede anglicana, simpatizzante per la Chiesa Cattolica, che però rimaneva stupito davanti a questi italiani e al loro comportamento. Allora, Seicento. 1950-2011, ci sarà qualche cosa che rende gli italiani, dal punto di vista del loro rapporto con la religione, diversi dalle culture. Religione puritane. o etica pubblica, perché non occorre essere cristiani per porsi un problema che forse in una nazione puritana come gli Stati Uniti d'America sì. avrebbe. Ha Avuto approcci diversi da quelli che. Lo dico che con problema. ammirazione, non fa parte problema. della, della casta dei professori austeri, <ride> quelli che fanno un po' paura diciamo a, Ma io vi assicuro che ci ho bevuto anche dei bicchieri eh, di vino insieme, è molto voluto. piacevole. Eh, io, per fortuna, no, ho fatto a Torino ma se l'avessi fatta alla normale avrei avuto un po' paura. Cioè un problema, e lo dico però, con ammirazione, è chiaro. Diciamo qui in questo caso abbiamo davanti non i vizi privati, ma abbiamo davanti i vizi pubblici. Ora, diciamo, dietro l'articolo 54 della Costituzione che chiede ai rappresentanti delle istituzioni pubbliche di comportarsi con dignità e decoro, ci sta, non ci sta soltanto una tradizione politica, ci sta una tradizione teologica perché in fondo poi la politica ha un passato teologico, diciamo, quando si fanno atti di fede quando si investe in concetti generali c'è dietro sempre certo. diciamo, un profondo, una profonda radice antica di carattere religioso. Allora ci sarà una ragione perché quando Michelangelo dipinse i nudi della Sistina, diciamo, le autorità cattoliche provvidero con, con, frate, con, con, con Daniele Braghettone a coprirne le vergogne, cioè diciamo, le rappresentazioni. Incidono sul senso comune, collettivo della morale. Noi siamo rappresentati da un uomo di Stato che si comporta così. Ma è... E allora il problema è possiamo noi tollerarlo o no? In America, negli Stati Uniti si meravigliano che noi lo tolleriamo, loro non l'avrebbero tollerato. E perché lo tolleriamo? Questo è il problema. Perché il senso di vergogna che è diffuso in maniera, diciamo, abbastanza paritaria, senza distinzione di parte politica, non ah, trova un esito in una condanna netta vero? da parte di chi può parlare alle coscienze dei cattolici senza diciamo, eh, troppa, diciamo, troppa diplomazia. Ecco, questo è un po' il problema. Io credo che non è un problema di, di vizi privati, è un problema della liceità di rappresentare un paese da parte di una persona che è sotto accusa per reati molto gravi da anni e perché gli italiani lo giustificano che cosa c'è dietro questa tolleranza diffusa penso che ci sia una indistinzione fra peccato e reato che è una indistinzione antica che nasce proprio dal fatto che nella nostra storia L'autorità ecclesiastica, dovendosi esercitare nel rapporto con autorità politiche, ha finito col sottrarre allo Stato, debole sempre in Italia, il compito di regolare le questioni dei reati, li ha trasformati in tanti peccati. I peccati si possono, si debbono perdonare secondo l'etica cattolica, i peccati privati si possono perdonare, ma qui è saltata completamente la distinzione. So che vuole e parlare e sta guadagno, ma credo che abbia diritto a una breve replica Messori su questo punto. No, eh, e poi, e posso e sperire, a non a caso eh, Gade faceva riferimento a un'intervista che ho dato recentemente, <ride> e dove a proposito, per venire proprio alla persona concreta, a proposito di Berlusconi, gli ricordavo un altro precetto della benedetta eh, morale della compagnia di Gesù. Precetto che così suona. Latinetto anche questo, ma subito la tradurremo. Nisi, caste tamen caute. Se non ce la fai a vivere castamente, fallo almeno cautamente. Quindi fatti furbo in qualche modo. Quindi io sono completamente d'accordo col cardinal Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il quale proprio in questi giorni ricordava, senza fare il nome di Berlusconi, ma tutti hanno capito che si riferiva a lui. Che ogni ruolo sociale porta con sé degli obblighi, degli obblighi sociali. Per cui il comportamento privato di Berlusconi, ehm, che sarebbe giustificabile o riguarderebbe soltanto il suo confessore o direttore spirituale, ammesso che ne abbia uno, se fosse un pubblico cittadino, questo suo comportamento non cauto questo suo comportamento finiva per danneggiare l'istituzione che lui rappresenta cioè in sostanza l'Italia direi che eh, nonostante il punto di vista molto diverso sul rapporto tra reato e peccato su cui non ci addentriamo alla fine arrivate a conclusioni non poi così dissimili questo di sì. lo dicono anche non... le testimonianze eh tu, non mi te. risulta però che siano io adesso no. mettendoli in imbarazzo prima di andare avanti voglio chiamare in causa su questo aspetto molto indiscreto, Prosperi e Messori con la seguente domanda uh, questo atteggiamento indulgente italiano potrebbe subire una modificazione sostanziale dalla pubblicazione di un festino, di un'orgia, uh, di qualche cosa del genere? Mi pare molto difficile, Cioè, mi pare che quello che sta accadendo è la trasformazione degli italiani in un popolo di guardoni una parte dei quali cerca di ricavare un peculio dalla, dalla sua collocazione, dai mezzi fotografici di cui dispone, dalle parentele. Io sono rimasto impressionato dalle telefonate dei padri che dicono alle figlie ma quanto hai preso. Diciamo, siamo tornati ad una situazione che ricorda quella del, dopoguerra, del secondo dopoguerra, quando le donne portavano a casa con il loro mestiere di che vivere. L'Italia ricca di oggi vede la stessa situazione, quindi ancora in ancora Italia stasera Ancora stasera il TG della Sette donne. ha trasmesso eh. una telefonata Questo... fra Iris Berardi, all'epoca eh, minorenne, sì. 17enne, e sua madre che eh. discutevano sulle eh, centinaia chiede, di euro eh. Fermo, che restando... la ragazza aveva Fermo, restando... eh, guadagnato. Stiamo eh, sì, certo. restando quello che diceva Stracquadanio, che è giusto appunto, tenere conto delle opinioni, ma il problema è, primo, ci sono delle accuse. E una persona qualsiasi normale si sarebbe dovuta presentare davanti ai giudici perché la, il luogo della verità ai è, il sì, IPM no. è il processo. Ah, PM no. Professore, è una bella Il luogo, il luogo della verità cioè, è dopo. il processo e l'opinione pubblica a questo punto diciamo, non può decidere gli equilibri dello Stato. Un uomo accusato si difende con i sistemi della legge. Gli equilibri signora dello signora Stato, eh, non, non mancano. Al eh, signor Berlusconi Forse. non mancano gli avvocati. Ecco, il problema è un altro, cioè che in questa situazione in cui la voce del Presidente della Repubblica non per niente gode di un, di un credito generale perché si è fatta sentire diciamo, severamente uno, uno si chiede, un italiano, un italiano medio come me che cosa aspetta vero, quella voce che secondo Arturo Carlo Iemolo suonava ancora più alta e più solenne dall'altro colle di Roma a dire qualcosa che riguardi la morale degli italiani io credo che se qualcuno dovrebbe essere preoccupato oggi dovrebbero essere le autorità ecclesiastiche davanti ad un paese in cui il familismo amorale, un'etichetta un che fu coniata per i nostri costumi, è ormai diciamo, l'etica dominante. costruzione ambientale ci dice una cosa che le non chiedo le cortesemente che, di tacere. Il che è eh, la Se diciamo, vuole me diciamo. L'ultima. No, ma ecco. che stia zitto! L'ultima ah, ecco. è solo l'ultima conseguenza di una deformazione diciamo in cui questo regime berlusconiano è caduto in tante diciamo si è affermato con la promessa della libertà e al suo posto ha imposto diciamo la libertà della ricchezza. Marco Revelli ha parlato dell'impoverimento della società italiana dando dei dati impressionanti. Questa è una società povera sulla quale si agita l'attrazione la, diciamo, eh, del denaro di un uomo che può comprare quello che vuole perché è ricco. Ci sono condizioni di costrizione reale in una società in cui la povertà cresce in maniera smisurata, in cui le donne che studiano non trovano lavoro. Abbiamo sentito parlare poco fa di che cosa succede oggi di chi cerca diciamo, di affermarsi con la, con la via degli studi. Ebbene, non possiamo confondere la prostituzione con la libertà sessuale. Mi dispiace perché chi fa questo confronto col 68 è completamente fuoristrada. La ah, Prosperi voleva aggiungere qualcosa. No, dire solo questo: che non ci resta che rimpiangere quindi l'educazione nei conventi femminili è stata evocata una grande scrittrice, la Mazzucco, io consiglierei a tutti di leggere i risultati della sua ricerca su quello che accadeva in questi conservatori della virtù, che erano i conventi femminili dove il problema delle donne veniva risolto in un certo modo. Se dobbiamo davvero guardare ad una soluzione dei nostri problemi rivolgendoci verso il passato terribile di queste storie di istituzioni apparentemente religiose ed esclusivamente a fine sociale di conservazione dell'ordine e della proprietà, siamo veramente nei guai. Il problema è che abbiamo parlato tutta la sera di quello che è accaduto intorno a quella casa e abbiamo perso completamente di vista. Il problema del futuro. Che futuro offriamo alle donne, agli uomini, in un Paese dove siamo arrivati al 29% della disoccupazione? Quale futuro si prepara per loro con un governo che tira a campare senza fare assolutamente niente? Questo è il problema.